Allora, buongiorno a tutti. Dagli ultimi video, insomma, dagli ultimi commenti che ho potuto vedere, ero particolarmente interessato a raccogliere uno sketch, diciamo, di un video che poi potete trovare qui nella descrizione che vi metto, che era presente su YouTube, che era il video con il quale, diciamo, si registrava, veniva registrata e pubblicata dai comitati, immagino. La sessione pubblica che è stata fatta su questione del riordino 118 nell'Alto Frignano, eccetera. Quindi ci sono vari interventi, alcuni anche di altro genere che ho visto che già girano per i social, eccetera. Ma c'era un intervento particolare per la questione 118 e organizzazione del 118 che mi sembrava opportuno commentare e reagire. Quindi parto direttamente, quindi cercherò di fare start and stop, come si dice, per andare ai commenti. Competenze infermieristiche rispetto alle competenze mediche, in particolare nella rete dell'emergenza-urgenza. Bene, buonasera a tutti, grazie dottor Brunetti per l'introduzione. Allora, per dare la risposta alle domande che ha fatto il dottor Brunetti, partiamo dal 1992, dove tutto cambia nell'emergenza-urgenza, no? Dopo nasce il 118 da lì. La forza di questo sistema è la rete assistenziale che poi prende piede e diciamo, si applica a diversi percorsi. Quindi la nostra regione si avvale di tre centrali operative, perché il 118 della nostra regione è regionale, si avvale di tre centrali operative di area vasta, di una rete di alleli soccorso regionale con quattro basi, di cui una a Pavullo e una H24 a Bologna per tutta la regione. Pavullo e Ravenna hanno anche la possibilità del soccorso col Verricello, quindi in ambiente ostile. E si avvale poi di risorse territoriali che nella fattispecie vengono messe in campo dalle varie ASL provinciali con una configurazione stratificata da mezzi di soccorso di base, mezzi infermieristici e mezzi medicalizzati. La stratificazione della risposta è necessaria perché noi dobbiamo dare una risposta appropriata al fine di garantire a tutti, no, la risposta più adeguata ai bisogni che vengono espressi. E fino a qui direi che il discorso non fa una piega. Ci sono delle riflessioni anche abbastanza interessanti, secondo me, sul fatto che diciamo, l'organizzazione per centrali operative in Emilia-Romagna sia rimasta su tre centrali e quindi su una concentrazione. Questa concentrazione su tre centrali però non è stata anche adesso col 112 in arrivo a costo zero, nel senso che voi capite che tutti gli altri enti o quasi hanno centrali provinciali, il 118 secondo diciamo, la normativa originale anch'esso ha le centrali su base provinciale. Questo diciamo, ha concentrato effettivamente con bacini d'utenza e province molto più ampie e ha in qualche modo disallineato la corrispondenza tra le altre centrali, no? Quindi Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che c'è questo disallineamento che oggi col 112 in arrivo non è che sia proprio tutto a, come dire, tutto lineare, perché ovviamente c'hai delle asimmetrie, no? Nella parte organizzativa, però insomma quello poco importa. Poi anche sul tema della risposta stratificata sicuramente sì, e però insomma da qua in poi cominciano un po' di temi che, sui quali non sono proprio completamente concorde, vi spiegherò perché. In questo caso la richiesta di soccorso. La telemedicina per il 118 nasce già nei primi anni 2000 con la trasmissione dell'elettrocardiogramma, la rete dell'infarto veniva chiamata allora, la trasmissione dell'elettrocardiogramma già dal territorio alla cardiologia e l'accesso diretto all'emodinamica, cioè la riapertura delle coronarie, senza passare dal pronto soccorso e ridurre il tempo che intercorreva tra la comparsa dei sintomi dell'infarto e la rivascolarizzazione, no, del muscolo cardiaco. E questo ha generato, come dire, un vantaggio per la salute delle persone che non andavano poi incontro a sequele di tipo di scompenso cardiaco cronico e quant'altro. Ecco, lì parte tutta la rete delle patologie tempodipendenti, da cui poi derivano le reti hub and spoke, cioè le reti hub and spoke vuol dire che le reti più piccole possono beneficiare di servizi di eccellenza in reti più grandi, che devono essere concentrati in alcuni ospedali per garantire
diciamo, le competenze maggiori anche in termini di tecnologie e di esperienza e di volumi di attività su quel tipo di patologia, che sono l'infarto, l'ictus ischemico, il trauma grave, le patologie gravi respiratorie o le patologie materno-infantili. Vabbè, qua credo che ci sia probabilmente anche la questione palco, insomma, che incide. Le reti sono hub and spoke, cioè non è che c'è la rete degli hub e la rete degli spoke, cioè sono una cosa un po' distinta. Insomma. È come appunto l'esempio citato è quello dell'infarto, in cui viene, diciamo, concentrato il percorso e quindi il numero di manovre anche su operatori che hanno un alto volume di attività e via discorrendo. Anche qua gli effetti collaterali di qualunque modello esistono, però insomma, va bene, l'importante era capire che non è che ci sono le reti degli spoke e le reti degli hub, insomma, la rete hub spoke è una rete, diciamo, strutturata del servizio sanitario e via. Comunque, andiamo avanti. Ora, nel nostro territorio abbiamo una risposta stratificata, che è una delle più equilibrate della nostra regione, perché ogni provincia ha un po' la propria configurazione, che vede circa il 50% di risposta data da mezzi di soccorso avanzato, dove intendiamo mezzi infermieristici e mezzi medici, perché questa è l'interpretazione che ha dato il Ministero della Salute rispetto al DM70 sul mezzo di soccorso avanzato. E qui abbiamo questa interpretazione, io l'ho letta, non è che mi sembri proprio così lineare. È chiaro che le regioni hanno una loro, diciamo, autonomia organizzativa, per carità, però poi sull'interpretazione dei termini, secondo me, dobbiamo anche usare logica e buon senso, perché qui si parla di un 50% di risposta da parte di mezzi avanzati, intendendo anche le ambulanze con il personale infermieristico, oltre che le automediche, quindi personale medico-infermieristico concentrato. Allora, qui l'abbiamo già detto mille volte, almeno io l'ho detto mille volte, la questione è che il soccorso di livello advanced viene garantito da un'equipe che è solitamente multiprofessionale, quindi medico, infermiere, anzi medico e probabilmente più infermieri, oltre che il personale tecnico, gli autisti soccorritori. Il resto, diciamo, dire che è avanzato è una questione molto tirata e poi probabilmente anche un po' ideologica. Nella pratica, per quanto riguarda la mia personalissima esperienza e quella di tutti i colleghi sostanzialmente, ma direi di tutti coloro che lavorano e seguono pazienti critici, non è possibile dare un soccorso di livello veramente advanced, cioè si fa tutto, nel senso che in condizioni estreme si fa tutto anche appesi a testa in giù. Però, insomma, dire che il soccorso è di livello advanced e che il mezzo infermieristico e il mezzo con medico e infermiera danno lo stesso tipo di risposta, no, decisamente non ci siamo proprio. Quindi non possiamo chiamare nello stesso modo due cose diverse. Motivo per il quale, per esempio, alcune regioni, mi viene in mente una regione limitrofa alla nostra, definisce appunto i mezzi di soccorso avanzato, quelli con medico e infermiere, i mezzi di soccorso avanzato di base, che quindi sono un termine diverso, quelli invece che di fatto sono i livelli intermediate, che sono quelli col personale infermieristico. La nostra regione nel 2016 ha poi emesso una delibera regionale in cui vengono declinati degli algoritmi di intervento a seguito di una formazione specifica con l'interazione tra infermiere, medico responsabile del servizio e quant'altro, dove gli infermieri possono applicare terapie e attività di soccorso avanzato come gestione avanzata delle vie aeree piuttosto che la trasmissione delle CG, la centralizzazione diretta dei pazienti ai centri hub. E questo ha permesso di avvantaggiarci rispetto alla precocità dell'assistenza ai pazienti tempodipendenti, perché la tempodipendenza è quello su cui si focalizza il sistema di emergenza, dove il tempo fa appunto fa la differenza. E il tempo si intende, oltre a quello che impieghiamo ad arrivare sul posto ed attuare le prime manovre di stabilizzazione, il tempo breve che deve intercorrere dall'evento all'arrivo al centro hub che può garantire l'assistenza. Perché un paziente che ha un infarto, ad esempio, se andasse al pronto soccorso di Pavullo, perderebbe tempo perché non hanno gli strumenti nell'ospedale di Pavullo per poter riaprire le coronarie e non devono neanche averli. E qua cerco di fermare, di fare uno stop perché non c'è nessun tipo di accordo. Allora, qui il relatore parla di delibera, che parla di protocolli, eccetera, eccetera, che vanno benissimo nel momento in cui, come scrivono appunto in quella delibera, c'è poi la medicalizzazione, nel senso che il protocollo viene attuato con contestuale richiesta
della medicalizzazione, perché bisogna ottenere la medicalizzazione il più rapido possibile del paziente critico, ogni qualvolta il paziente è critico instabile. Quindi di fatto stiamo dicendo che questo soccorso avanzato in realtà è un ponte, è una manovra ponte che viene fatta nell'attesa della medicalizzazione, che deve comunque arrivare con l'equipe completa, perché anche qui, nonostante ci siano diverse criticità in quella delibera, comunque viene stabilito il principio, cosa che non è da poco, che sul paziente critico deve intervenire nel più breve tempo possibile una medicalizzazione complessiva. E qui, siccome stiamo parlando proprio di territori disagiati, di territori montani, di territori lontani da tutto, e quindi quelli più distanti in cui è necessaria la maggiore presenza di soccorso avanzato laddove ci sia una criticità, perché i tempi di centralizzazione poi sono molto lunghi, è chiaro che questo è un piccolo dettaglio che viene in qualche modo non giustamente focalizzato. Quindi il fatto che esistano delle manovre ponte, delle procedure che, faccio l'esempio, nell'anafilassi si possa riconosciuto il paziente critico che sta morendo, eccetera, eccetera, attuare un trattamento di sostegno delle funzioni vitali, giustamente e correttamente, come prevede l'articolo 10 del DPR 270, del DPR del 92, quindi quello istitutivo del 118, quello 27 marzo, va benissimo. Non è assolutamente in discussione il fatto che vada sostenuta la funzione vitale, ma attenzione, queste non sono attività sostitutive dell'intervento medico o della valutazione complessiva del paziente e della stabilizzazione anche terapeutica definitiva. Qui c'è una sottile ma sostanziale differenza che va compresa anche per quelle che sono poi le conseguenze organizzative, perché se si prende per, diciamo, fischi per fiaschi o lucciole per lanterne e si pensa che quel protocollo possa sostituire il trattamento complessivo del paziente, stiamo sbagliando di grosso, cioè non è quella la finalità. L'ulteriore cosa che viene detta e che mi trova totalmente in disaccordo è il fatto che poi l'importante sia correre in ospedale. Allora, il sistema di emergenza territoriale non è curite curite, cioè non è carichiamo e poi corriamo più veloce della luce, perché sennò sarebbe stata una roba da Speedy Gonzales. I sistemi europei, il modello franco-tedesco, italiano, eccetera, i modelli europei tentano di portare più vicino al paziente, diciamo, le cure di emergenza, di stabilizzazione, ma anche di terapia, perché sono balle quelle che poi in territorio non si può fare diagnosi. Non può fare diagnosi chi medico non è, e non può fare diagnosi chi non ha eventualmente tutto lo strumentario, cioè non solo diagnostico, ma anche tutto l'armamentario poi terapeutico per fare dei trattamenti. L'esempio tipico, che qui sembra sempre solo che ci siano infarti, no? Quindi se il problema è sempre questo cavolo di paziente infartuato che deve correre lontano e arrivare all'emodinamica. Tanto gli infarti sono una delle migliaia di possibilità che esistono nel territorio. Non sono solo quelli i pazienti da trattare, ma attenzione che in alcuni territori, quello nel quale stanno parlando in particolare, sono territori dove esiste assolutamente la possibilità non remota che sia indicato il trattamento fibrinolitico dell'infarto. Quindi che addirittura si dica sì, io devo andare al lab, ma nel mentre devo invece attuare il trattamento farmacologico al paziente, lo devo trattare nel minor tempo possibile, idealmente entro 10 minuti, no, dalla prima diagnosi, fondamentalmente. Quindi qui ci sono delle, come dire, grosse generalizzazioni che sono anche un po' fuorvianti rispetto ai concetti che si vogliono trasmettere. Cioè qui si sta dicendo che siccome c'è il mezzo infermieristico con la procedura, allora quello è alternativo invece a tutto quello che sarebbe il trattamento di livello advanced e via. E adesso io userò questo termine advanced nell'anglosassone per dire il livello avanzato, quindi il livello superiore, il livello completo, rispetto ad avanzato nel concetto italiano di participio passato del verbo avanzare, cioè quello che rimane, no, da, diciamo, modelli organizzativi. Perché numericamente farebbero talmente pochi interventi che, oltre al fatto economico delle attrezzature, che non, ma quello è un dettaglio, non ci sarebbero le skill da parte dei professionisti per curare questo tipo di pazienti. Detto questo, nell'Alto Frignano, da aprile, abbiamo implementato la presenza del mezzo di soccorso avanzato infermieristico H24 con uno sforzo notevole da parte dell'azienda sanitaria, perché, come tutti hanno già detto, abbiamo un problema col reperimento dei professionisti sanitari. Quindi abbiamo dovuto, come azienda sanitaria, mettere in campo delle risorse economiche e uno sforzo dei professionisti per garantire questa risposta in un ambiente
che diciamo è poco appetibile ai professionisti, come tutti ormai hanno detto. Qui si vedono i sudori, si vedono tutti i sudori e i drammi dell'organizzazione aziendale che non trova i professionisti. Come abbiamo detto nella serata successiva, i professionisti che hanno fatto domanda per formarsi sono praticamente 300 nella regione a fronte di 75 posti banditi inizialmente, e ovviamente nell'ambito Modena-Bologna-Ferrara sono 165, direi, le domande ricevute a fronte di 35 posti e si formano. Ma attenzione, chi doveva formare questi professionisti, fare in modo che avessero il titolo per entrare nelle graduatorie? Parliamo dei medici di emergenza. Beh, l'azienda sanitaria. E insomma, bisognerà fare una richiesta documentale, no? Per vedere quanti dei corsi sono stati fatti tutti gli anni. L'anno scorso è saltato, l'anno prima. E poi, insomma, questa brutta abitudine di fare i corsi con più aziende insieme. Cioè, non è una brutta abitudine in senso assoluto. È una brutta abitudine perché se non li fai tutti gli anni, costantemente, con un numero di posti adeguato, è chiaro che non puoi pensare di formarne 5 per coprire 5 posti. Ne devi formare 10 o 15 per coprirne 5. Questo è nella logica delle cose in qualunque processo formativo e in qualunque sistema. È chiaro che se si fosse avuta più lungimiranza sulla medicina generale nella sua globalità, i primi incaricati sarebbero già stati i medici che lavoravano all'interno dell'azienda nei servizi di continuità assistenziale. Quindi con quel modello lì si sarebbe, diciamo, consolidata la velocità di passaggio da un settore all'altro, pur nella costanza di rapporto di lavoro, quindi con un organico stabile, eccetera. Questo non è stato fatto negli anni, perché ovviamente la guardia medica è sempre stata guardata, no, come l'ultima ruota del carro, e la carenza di formazione, di posti di formazione specifica in medicina generale è stata gravemente sottovalutata, e il risultato questo è. Detto questo, quindi hanno fatto grandissimi sforzi, e praticamente anche i medici che avevano, lo vedremo adesso nella rivolta della popolazione, che non erano inquadrati correttamente, quindi per carità bisognava mettere a posto quell'aspetto lì sicuramente, però quei medici che avevano, che cosa gli dicono? No, non medicalizzate, perché vi do l'infermiere con la procedura e poi farete il rendezvous con il mezzo sperando che sia libero, perché se non è libero chissà quanto è più in là. E non è tanto peregrina l'ipotesi che un giorno d'inverno piova, ci sia brutto tempo e l'elicottero non voli, e che magari, proprio perché l'elicottero non vola, anche in altri territori le automediche abbiano un volume di attività superiore, e quella della, diciamo, più vicina, che comunque dista in montagna tanto, sia effettivamente impegnata. Però l'azienda sanitaria di Modena ritiene che tutti i cittadini abbiano diritto ad essere assistiti in un modo adeguato, pertanto lo sforzo è stato messo in campo, e dal 1° aprile quindi questi territori beneficiano di questa risorsa, oltre alla rete dell'ambulatorio di medicina che c'è alla Casa della Comunità H24, oltre alle associazioni di volontariato che insistono su questo territorio, che garantiscono la presenza delle ambulanze sia in pronta partenza sia in reperibilità in varie fasce orarie, e senza delle quali non riusciremmo a garantire la risposta. Quindi quello che c'è alla Casa della Comunità, scusa, non esiste più, gli infermieri costano 300.000. scusate, allora scusate un attimo, cioè qua non facciamo una guerra tra professionisti, che credo che sia inutile, ma io sto, se posso finire dopo potete fare tutte le osservazioni che credete. Non c'è osservazione, non è esatto, non è esatto, lo dice, c'era, adesso non c'è più, non è esatto. Questo è dire la verità, però scusate, facciamo finire il collega, poi facciamo le precisazioni a quello che dice il dottor Paolo Mazzarella, che è anche medico di medicina generale nel distretto di Pavullo, e cercheremo di chiarire che cosa, qual è il problema.
aggiungo una cosa, in questi territori, ed è già stato detto e secondo me è emerso molto chiaramente da parte di tutti, la sanità non è fatta dai professionisti medici, dai professionisti infermieri, è fatta da professionisti della sanità che devono lavorare insieme per garantire l'assistenza, e questo è quello che sta accadendo in questi territori, perché quello che ha detto il dottor Mora è... mette in evidenza proprio questo fatto di quello che sono le competenze che hanno gli infermieri sulla rete del SET 118, che è ormai strutturato e definito non soltanto nella nostra regione, in questo territorio, ma a livello internazionale. Quindi non... Sì, a livello internazionale, tra l'altro, ci sono modelli molto diversi, i modelli franco-tedesco, italiano, eccetera, hanno appunto medici e infermieri. La gran parte dei modelli gli infermieri non li hanno sui mezzi di soccorso, perché sono presenti EMT o paramedics, che sono due figure molto diverse da quella infermieristica. Non è in realtà una carenza di assistenza, ma una qualificazione dell'assistenza, l'avere messo e garantito questa attività professionale 24 ore su 24. Per quello che riguarda il ruolo della medicina generale, come ho detto prima, i medici di medicina generale in questo territorio sono presenti, sono tre, sono la dottoressa Andreoli, il dottor Setti, il dottor Galassini. I medici di medicina generale garantiscono la copertura assistenziale 12 ore al giorno, dalle 8 del mattino alle 20, 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. Qui... lo so anch'io, perché come dicevamo, anche io faccio questo lavoro da circa 30 anni. Capisco. Quindi i medici di medicina generale in questo territorio ci sono. Quello che avevo da dire rispetto alla presenza della medicina generale, l'ho già detto prima, gli sforzi per garantire e cercare la possibilità di avere altri medici, come vi ho detto, sono costanti ormai da diversi anni, con le difficoltà che abbiamo evidenziato. In questo territorio c'era un progetto che era nato all'inizio degli anni 2000, con la possibilità della collaborazione della medicina generale rispetto all'emergenza-urgenza. È un progetto. Questa ve la racconto, cioè sono 10 anni che diciamo che c'è un problema, perché fondamentalmente in quell'area lì i mezzi medicalizzati venivano gestiti da medici di famiglia o guardia medica, cosa assolutamente incompatibile, tra l'altro, perché a questo punto se si può fare questo non si può fare tutto. Cioè, allora io medico di emergenza posso avere i pazienti, cioè se la mettiamo qui, però in quell'area lì era stata gestita così e adesso improvvisamente non va più bene, perché? Perché abbiamo bisogno... No, magari di tentare delle politiche di task shifting, punto di domanda, potrebbe essere questo uno degli spunti di riflessione, chi lo sa. Certo che è andato avanti praticamente fino all'anno scorso, a seguito poi di tutta una serie di valutazioni anche giuridiche e di sicurezza, perché bisogna che noi chiariamo anche che... dobbiamo garantire la sicurezza non solamente dei cittadini, ma anche dei professionisti che svolgono quell'attività, e quindi il contesto, diciamo, giuridico contrattuale in cui veniva inquadrato questa attività non era adeguato. Per cui stiamo valutando quali altre opportunità e possibilità si possono garantire per avere una copertura assistenziale con la presenza dei medici anche su urgenze a bassa complessità. Perché? Perché l'emergenza-urgenza è garantita dal SET 118 e dalla rete assistenziale che è già stata ben descritta dal dottor Mora. Cioè col mezzo infermieristico, che poi tramite la rete deve andare a recuperare magari con un rendezvous, con ovviamente tempi e distanze che in quel territorio i cittadini lamentano, sono notevoli, anche perché circa un cittadino su tre, mi dicevano l'altra sera, è volontario sui mezzi di soccorso, proprio perché appunto in quell'area lì c'è necessità. Quindi non è che i cittadini sono cretini e non conoscono le distanze, i problemi e i tempi che ci sono in quei territori. Perché questo è quello che succede in questi territori. Certo, quando l'ambulanza deve partire da Rio Romato per arrivare a Fiumalbo, magari con un infarto in corso, garantiamo... Non è così, perché allora non ha ascoltato bene cosa ha detto il dottor. Noi la vediamo, insomma, è di consenso medico.
l'infermiere che ha la gestione delle vie aeree cosa mi può gestire con una cavola di Gesell? Ma se ho bisogno di essere intubato non vengo intubato dal giornale. Allora, come dicevamo prima, il tempo è cambiato, la gestione delle vie aeree che citava la signora è gestita dai device overglottici ed è indicata in letteratura anche per i medici perché è molto più veloce, soprattutto nei casi di arresto cardiaco. In questo momento mi sanguinano le orecchie, cioè non ha detto una cosa non vera, cioè è vero che c'è un'indicazione all'utilizzo dei device sovraglottici, fermo restando che le linee guida consigliano in funzione dell'esperienza, opportunità, fattibilità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è che il device sovraglottico o extraglottico, ancor meglio definito, sia il gold standard per forza, perché dipende dall'indicazione. Ma la cosa assurda, visto che qui i cittadini contestano, no, per esempio, la necessità di un paziente in cui vanno gestite le vie aeree, che qui adesso faccio finire magari il ragionamento che fa e poi finisco il commento anch'io per darlo un po' più completo. Quindi se volete documentarvi sulla letteratura, questo lo dice chiaramente. Allora, quindi per tornare, lui fondamentalmente cerca di tenere buona la popolazione dicendo che la gestione delle vie aeree viene fatta con l'extraglottico e che anche i dottori devono farla. Sì, ma attenzione, cioè non è che l'infermiere usa l'extraglottico quando gli pare, perché l'idea di una gestione avanzata delle vie aeree può essere fatta chiaramente sull'arresto cardiaco, il paziente cioè è assolutamente areflessico, eccetera, ma anche l'arresto cardiaco che viene rianimato e che recupera polso. È un paziente che poi potrebbe anche superficializzarsi e il presidio extraglottico necessita della somministrazione di sedativi ipnotici, analgesici e anche verosimilmente di miorisolutori completi, quindi curari, e di una ventilazione meccanica controllata, invasiva e fatta in un certo modo. Quindi è una veramente banalizzazione che a me fa accapponare la pelle. Cioè l'idea di scambiare la parte per il tutto, cioè il fatto che si possa mettere un presidio extraglottico in un arresto cardiaco e far passare questa come la risposta, no, che viene data tra l'altro a personale che sui mezzi di soccorso, molti cittadini ci sono e che sanno benissimo che ci può essere un motociclista o un automobilista o un pedone che ha un traumatismo e che è sicuramente con la via aerea da gestire, ma che non è in coma Glasgow 3 e che non è areflessico e che quindi necessita di una serie di passaggi intermedi che non possono essere evidentemente fatti da un operatore da solo, soprattutto per l'utilizzo di determinati farmaci, di determinate indicazioni, di determinate robe che vanno fatte con un'equipe completa. Cioè, non è che i cittadini sono cretini, ma la stessa cosa, il device extraglottico non è detto che vada bene sempre. Se ci sono ostruzioni basse delle vie respiratorie potrebbe non essere assolutamente quella l'indicazione. Se ci sono alcuni problemi diciamo di gestione proprio della via respiratoria specifici potrebbe non essere la soluzione. Allora bisognerà anche capire per quale motivo invece gli operatori più esperti eccetera eccetera il device extraglottico lo utilizzano in alcune situazioni limitate come piano B rispetto al piano A. E quindi, cioè, dire questo significa un po' dire che mangino brioche, per come la si può intendere. Cioè non va bene, soprattutto non va bene scambiare il ragionamento del uso il tubo laringeo, la maschera laringea, l'iGel, quello che è all'interno di un contesto di arresto cardiaco, nell'attesa comunque dell'arrivo del mezzo veramente avanzato, quello con tutta l'equipe, ma posso gestirlo, perché non funziona così, non funziona così. Ci sono situazioni in cui la via aerea va gestita lì. Situazioni di crash intubation, situazioni di... Però qui, evidentemente, siccome facciamo fatica, no, a sostenere determinate tesi, cerchiamo una generalizzazione eccessiva, che è anche pericolosa. La questione dell'ambulanza che da Rio Lunato va a Fiumalbo è come da Modena va a Castelnuovo Rangone, no? È la stessa cosa. Però la differenza che noi possiamo incontrare, e questo è incomprimibile, è la distanza da dove c'è l'emodinamica. È ovvio che non possiamo avere un'emodinamica ogni campanile, come vi dicevo prima, ma la differenza lì la fa il tempo in cui noi portiamo la persona a riaprire le coronarie. Che ci sia o non ci sia il medico in quella situazione non è che faccia la differenza. Stoppar de balle.
stoppar de balle. Questa è una grave, gravissima imprecisione, perché dipende dalla situazione. Perché in alcuni casi, soprattutto in territori come quelli dove i tempi di centralizzazione, basta che ci sia un po' di neve, diventano di un certo genere, la presenza dell'equipe avanzata reale, non delle fuffe, quindi medico, infermiere, materiali, strumenti, attrezzature, per esempio col trattamento fibrinolitico laddove serve, magari col supporto aminico laddove serve, magari con tutte quelle che sono le altre terapie aritmogene di prevenzione, cioè di gestione delle complicanze, perché poi non è che tutti gli infarti sono tranquilli, ci sono infarti che si scioccano, ci sono infarti che fanno delle aritmie, ci sono infarti che fanno degli storm aritmici, cioè ci sono pazienti che vanno gestiti. La medicina non sono protocolli. Questo è quello che continuiamo ad avere come scontro culturale. E qui, quindi, non possiamo dire che non fa la differenza la presenza di un'equipe completa col medico d'emergenza. Perché il medico d'emergenza, proprio nei territori più difficili e più lontani, potrebbe scegliere una terapia diversa per indicazioni scientifiche ed evidenze internazionali rispetto all'angioplastica primaria, che magari diventa una rescue. Ok, quindi raccontare queste cose, per me è gravissimo raccontarle in questi termini qui. Perché il paziente che ha bisogno della rianimazione cardiopolmonare nel caso in cui vada in arresto cardiaco beneficia della defibrillazione precoce, la gestione dello stato cardiaco sovraglottico, la somministrazione dell'adrenalina, solite cose che vengono gestite attraverso dei protocolli condivisi. La rete del... Le solite cose, perché vedete qual è la visione problematica? Pensare che l'arresto cardiaco sia un protocollo delle solite cose. Esiste una baseline comune che sono le cose che sta dicendo, no? Quindi il massaggio, la ventilazione, la defibrillazione, l'eventuale adrenalina e via discorrendo. Poi però c'è correzione delle cause reversibili, individuazione delle cause reversibili, cioè ci sono tante più cose. Quindi io non so qui da che punto di vista si parta, ma se il punto di vista è solamente quello che viene enucleato, siamo totalmente lontani da quello che dovrebbe essere, perché quella è la linea di base, dopo c'è quello che viene sopra. Quindi andare a cercare di che cosa soffriva il paziente, quali sono state le circostanze, se ci sono dei farmaci in assunzione che magari devono essere antagonizzati o possono essere causa o concausa della problematica, eccetera, 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 eccetera. Qui sembra una banalizzazione del tutto che è inaccettabile, inaccettabile. 118 vede le automediche, pavullo, l'elisoccorso e così via. Quindi la rete del 118 garantisce la copertura di tutto quanto. Bene, qui il problema è che i cittadini stanno lamentando problemi di tempistiche, perché sanno benissimo che le tempistiche non sono identiche in pianura e in montagna. Questo è quello che stanno lamentando i cittadini, non stanno dicendo che non esiste la rete. La rete evidentemente esiste. Se però un nodo della maglia è molto distante e i tempi in quel territorio sono estremamente lunghi, i cittadini giustamente si chiedono qual è il livello di risposta effettivo. E siccome appunto molti di questi poi lavorano sui mezzi di soccorso, come hanno detto e si sente anche nella registrazione, e l'hanno detto anche a noi le altre sere, è evidente che, cioè, non è che gli vai a raccontare che Cristo è morto di freddo. Detto questo, la strada c'è. Non è che non ci sia, questo è incomprimibile, perché i chilometri... È incomprimibile, esattamente, è il motivo per cui i sistemi medicalizzati portano il dottore al paziente con un doctor to patient, un'equipe avanzata to patient, e non semplicemente la catapulta che li lancia al lab. Ci sono, cioè non è che l'abbiamo inventata noi la distanza. E allora tutto sta nel fatto che il paziente arrivi nel più breve tempo possibile al lab. E qua no, non è questo il punto. Cioè, non è questo il punto. Tutto sta nel paziente che riceve l'equipe avanzata in loco per la stabilizzazione in un territorio come questo nel minor tempo possibile. Questo può coincidere o meno con la necessità di una rapidissima centralizzazione, oppure di altre scelte terapeutiche di stay and play. Dipende da che cosa c'è nella situazione. Non è che sono tutti infartuati. Perché qui ormai abbiamo sempre questi due mantra, no? Abbiamo o l'infartuato che deve correre in emodinamica, che è diventato il primo mantra, oppure la nonnina che, poverina, siccome deve fare 20 minuti col femore rotto, allora dramma.
Cioè, perché questi sono i due paragoni, no, che vengono sempre argomentati ormai in questo ambito. Cioè, e c'è tutto il resto, c'è tutto il resto. Gli infarti sono una percentuale inferiore a tanti altri eventi, ok? Dove può beneficiare della riapertura delle coronarie, dei vasi per la rivascolarizzazione cerebrale e quant'altro. Questo è quanto. La differenza sta qua. Detto questo, la rete garantisce capillarmente la risposta e la modalità del rendezvous è una modalità che viene utilizzata anche in pianura, non solo in montagna, perché anche in pianura non è che c'è un automedico ogni campanile, se parliamo della risorsa medica. E infatti qua torna a cascare l'asino. Cioè, il tema è quante devono essere rispetto alla popolazione, i chilometri quadri, i tempi di intervento, le risorse avanzate vere, medico-infermiere, quelle che noi riteniamo vere, medico-infermiere. Bella domanda. E perché tutto ruota intorno a questo, tutto ruota intorno a che cosa intendiamo per mezzo di soccorso avanzato. Tutto qua. Penso che ormai, insomma, lo si sia spiegato bene, che il tema è tutto lì. E sì, ma l'ospedale di Mirandola è come l'ospedale di Pavullo, ad esempio. Quindi io vi sto dicendo che la differenza la fa la distanza, ed è vero. Però noi dobbiamo appunto... Ci avete tolto i medici di emergenza, non avete più rifatto il contratto a sti medici, che ci sono, ve li portiamo, sono disponibili. Mi permetto di dire che non è così. Passo la parola alla dottoressa Franzelli per i medici, perché io non... Il protocollo, e il dottor Mazzarella lo sa molto bene, è stato prorogato fino almeno a settembre, chiedendo perché, come le dicevo signora, noi non è possibile mantenere questa modalità, perché dal punto di vista... Abbiamo diritto ad essere assistiti quando abbiamo bisogno. Allora, voi siete assistiti. No, la rete. Accontentatevi del mezzo infermieristico, perché prima c'era quello. Sono 20 anni che l'hanno rinnovato così. I corsi di idoneità all'emergenza, bisogna vedere quanti ne hanno fatti, ma sarà divertente pubblicarne il numero. E poi giustamente i cittadini si incazzano. E hanno poi ragione? Secondo me assolutamente sì. Dopodiché non andava bene neanche come era organizzato prima, per carità, bisognava inquadrare con una modalità diversa, contrattuale, giuridica, eccetera. Ma non è che ci hanno poi torto, e non è che sono scemi. La rete del 118 è la stessa su tutto, non è, mi permetto di dire che non è così, tant'è che... No, non c'ha l'automedica, non ce l'ha. Quindi scopriamo che Fanano, dove c'è comunque un medico di emergenza territoriale che va a medicalizzare gli interventi più critici, inquadrato come medico di emergenza territoriale, in realtà esiste, perché abbiamo firmato, non so, c'ero anch'io quando è stato firmato l'accordo, e quindi mi risulta che i medici ci siano. Poi dopo, e ci sia ovviamente anche la possibilità di medicalizzare gli interventi, però faremo un approfondimento rispetto a queste dichiarazioni. Non c'è l'automedica, c'è la presenza di medici che svolgono un'attività ambulatoriale a supporto dell'attività che esiste oggi, a compensazione di una parte dell'attività svolta dal CAU, che non è coperta tutta la settimana, e questi medici svolgono l'attività anche nel fine settimana. Però non esiste automedica su questo. Quindi... ancora peggio, perché quindi vuol dire che se non viene medicalizzata neanche quell'area lì, cioè vi invito a guardare la cartina, sono tempi, io ci sono stato l'altra sera, cioè tempi assolutamente folli per raggiungere i punti. Poi non lo so, io continuo a vederli invece lavorando al 118, quando ci sono gli interventi continuo a vedere che li chiamano, quindi chissà come mai. Diciamo, ce ne sono due di medici adesso, e da dopo settembre a Pieve non ce ne sarà nessuno. Allora, ecco. Noi le vogliamo quello che era prima, ce lo dovete ridare, è il nostro diritto, voi non potete giocare a questo modo. Allora, noi stiamo garantendo la possibilità di andare avanti con questo. Non garantendo nessuna possibilità noi qui, voi venite a viverci e provate, poi vedrete che la possibilità diventa diversa. Siamo veramente abbandonati.
quando nevica, quando ci sono le brutte giornate, l'elicottero non arriva, la telemedicina non c'è, ci sono posti in cui non si riesce a telefonare. Voi veniteci a vivere, venite a stare qui con noi. Assolutamente ragione. Voi state laggiù, ma noi non contiamo niente, noi siamo niente. Allora, noi non siamo mica tranquilli, guardate, non siamo mica tranquilli. Dovremmo avere gli stessi diritti come abbiamo gli stessi doveri. Gli F24 ogni tre mesi li paghiamo. Allora, proprio in questi giorni noi... nel senso costantemente, anche in preparazione di questo incontro, abbiamo guardato i dati degli accessi sui codici rossi e i tempi di risposta, di intervento e di centralizzazione sono dei tempi assolutamente normali. Quindi il fatto che voi, che lei signora si senta, nel senso... Okay. Però le assicuro, noi questi dati li condividiamo... Ma cosa c'entrano i tempi di centralizzazione? Cioè, ma cosa c'entrano? Cioè, c'entrano eventualmente i tempi di intervento in loco e stabilizzazione, che è il primo step. Poi il secondo è quello di far arrivare il paziente in ospedale. Ma prima devi arrivare a gestirlo in loco. Cioè, qui c'è proprio una visione, come dire, distorta. Con i sindaci, e li possiamo anche pubblicare tranquillamente, voi da quei dati vedete, uno, che i codici rossi sono pochissimi. Due, che i tempi di risposta del 118 sono assolutamente... Grazie a Dio che sono pochissimi, ma si spera. Cioè, perché se passa il messaggio, come accade in altre province in passato, che siccome ci sono pochi codici rossi tolgo il servizio, allora che cazzo è? Cioè, siccome ci sono pochi incendi, allora chiudi i vigili del fuoco. Ma che cervello si può avere a fare dei ragionamenti del genere? Cioè, i codici rossi è bene che siano pochi, grazie a Dio che sono pochi. Grazie a Dio. Veramente il servizio che c'era fino a marzo, noi rivogliamo queste lezioni, i medici disponibili ci sono, fategli un contratto normale, ci sono, ci vengono, glielo dico io signora, voi fate un contratto normale come c'era prima, ve li portiamo i medici. Ci sono disponibili. No, guardi, no, allora se lì ci porti i medici va benissimo. Per Mazzarella che mi manda regolarmente turni vuoti rispetto a questo. Bene, allora ci adopereremo per far arrivare tutti i dottori, che dite? Allora, se non apriamo questo capitolo perché c'è gente qua non posso... No, infatti, sputare il piatto in cui mangi non va bene, esatto. Quindi ne parliamo poi dopo di persone, certo, assolutamente. Soprattutto far uscire informazioni riservate fuori non va bene, dottor Mazzarella. Io lo dico, esatto. C'è anche l'ordine dei medici, attenzione, perché poi dopo vorranno le denunce, perché certe cose non... Per fortuna che questa è pubblica amministrazione, no? Questa è pubblica amministrazione, per fortuna che quei medici, grazie a Dio, non sono dipendenti, per cui, cioè, perché questo è il livello, voi capite, questo è il livello, ma la popolazione l'ha capito subito, per cui. Che dire, credo di non aver più bisogno di commentare ulteriormente, si commenta da solo, direi. Allora, scusi. E giustamente Bagar, va bene, no, direi che questo spezzone è ritagliato, direi che grazie di aver seguito e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, perché questa è una cosa molto, molto interessante secondo me come visione. Tra l'altro i cittadini che dicono i medici ci sono, noi come sindacato che diciamo che abbiamo tanti di quegli iscritti, basta solo mettere a posto il contratto di lavoro e di incarico e insomma sentire tutte queste cose, che tra l'altro c'è una delibera d'accreditamento, no? Che dice come debba funzionare l'emergenza in una determinata area, è interessante.